I chase. Hi guys, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale. Io sono Luca, questo è Riff Lab. E sono andato a comprare due coralli nuovi, semplici, tranquilli, e una bellissima forma. Ora lo faccio vedere un po' da vicino, poi dopo quando l'ha acclimato e la metto dentro ve la faccio vedere meglio. Ma è davvero davvero bella, rossa e bianca. Adesso vi dico la specie perché non me la ricordo. E qui invece abbiamo una bellissima cungia ultra arancione, che adesso pure ve la faccio vedere meglio. E qui dei Zonatus li ho preso perché sono davvero belli, non mi ricordo la specie neanche di questi, ma avevano un pezzettino di Calendrum attaccati, costavano una quindicina d'euro e li ho presi anche. Li ha acclimato un po' tutti, a parte i coralli che sarà un'acclimatazione più veloce. Quella della Stella Marina mi richiederà un'oretta di acclimatazione, siccome sono molto delicate, soprattutto i cambi bruschi di acqua, quindi vediamo un po' come acclimatarla, fra virgolette. Ma già vi dico che la lascerò un quarto d'ora nella busta in ammollo nell'acquario per far stabilizzare un attimo la temperatura, quindi un quarto d'ora per farla equiparare alla stessa temperatura del mio acquario. Dopodiché o procederò con il goccia a goccia, che non so se avete visto in video passati come si fa, però attraverso un tubo di aereatore con una sala parto che metto in sump faccio l'acclimatamento, e o direttamente apro la busta e ogni 10-15 minuti gli butto un mezzo bicchiere di acqua dell'acquario. Anche perché la Stella questa qui non la vorrei far prendere, non gliene vorrei far prendere aria, quindi la vorrei inserire direttamente in acquario senza darle troppi traumi. E namas, gente, faccio l'acclimatazione, sistemo un po' i coralli. Credo che questo qua lo toglierò dalla basetta e lo metterò direttamente sulla zona Zoanthus, e poi seguiamo con il video, guys, che a breve arriva la pulizia della sampa perché ne ho bisogno assolutamente di pulire tutto il disastro che c'ho qua sotto, anche per ordinarla. Ho comprato un mobiletto che molto probabilmente andrà qua, lasciate perdere il cuscino là a terra, andrà qui un mobiletto che ho comprato da Ikea, una ventina d'euro, quindi lo metterò lì. Sposterò tutta l'elettronica, i componenti elettronici che c'ho dalla, appunto dal mobile a questo mobiletto che metterò qui, perché appunto così evitiamo di far ossidare qualche componente o addirittura di appunto di farlo rovinare. Quindi metterò tutto direttamente là dentro. Non so se sposterò anche il termostato, forse il termostato è l'unico che lascerò qui, però per il resto dosometrica, i controllatori delle pompe andranno tutti dentro, e ordino un po' tutti questi cavi che ho là appesi e tutte le prese che ho lì dietro, perché voi non lo sapete, ma qua dietro c'è un casino di cavi. Questo è quello che assolutamente dovete evitare di fare, diventare un accumulatore seriale di cavi e di prese, di scarpette. Quindi cercherò di sistemare tutto in un mobiletto per averlo sistemato bene. E niente, continuo con l'acclimatamento, stacco questo qui dalla basetta, lo mettiamo su quella roccia. La fungia molto probabilmente non la vorrò mettere qua davanti, molto probabilmente la metterò qui dietro, in questo spazio qui, che mi sembra carino, qui o lì dietro. Mo vedo un po' dove mi piace di più la posizione. E niente, a tra poco raga, ci vediamo tra pochissimo. Altra cosa ragazzacci, io mi ero dimenticato di farvi vedere questo. Io quando maneggio i coralli utilizzo sempre un guanto in lattice, ok? Di quelli là mono uso. Compro un pacchetto, costano 1,50 euro, quindi da 100, quindi ci dà per parecchio tempo. Quindi adesso per esempio andrò a manipolare i Zoanthus, e proprio siccome dobbiamo stare attenti con questi tipi di coralli perché contengono la palitossina, ok? È meglio manipolarli con dei guanti, perché qualora avessimo dei taglietti sulle mani, sulle dita, e ci fosse appunto, rilasciasse questa colonia un po' di palitossina, con un po' di palitossina che mi va nella ferita può causare
addirittura la morte. Ovviamente questo in grandi quantità, una colonia così piccola di Zoanthus non rilascia molta palitossina, però ne può rilasciare abbastanza per far sì che ci siano degli effetti collaterali appunto con le nostre ferite e appunto veniamo, diciamo, avvelenati. E niente, volevo far vedere che uso i guanti, solo sta cosa. Stacco il corallo, non so, no, non ve lo riesco a far vedere, devo fare un casino. E lo stacco e poi è semplicissimo da staccare, praticamente lo staccherò dalla basetta perché questo negozio per attaccare i coralli sulla basetta utilizza semplicemente dell'attack, quindi della colla normale e corrente di ciano acrilato, che questa la possiamo utilizzare anche per il nostro acquario, ok, per i nostri coralli, perché non provoca danni all'interno del nostro acquario marino. E la staccherò praticamente staccandola dalla basetta. Vediamo se ve lo riesco a far vedere. Ah, metto un tripode, vedo qualcosa, se riesco a farvelo vedere. Ok ragazzi, più o meno dovreste vedere. Vediamo se ve lo riesco a far vedere. Aspetta, chiudo la finestra che vede tutto fuori. Se così è meglio. Forse così è meglio. Ok, sì, ci siamo. Allora, dentro al flag sono già passata più o meno un 10 minuti. Ok, ce l'abbiamo. Okay. Quello che faccio semplicemente è fare pressione sulla roccia. Oh, si staccano direttamente facendo un po' di pressione. Adesso questo pezzettino di frago con questa calendrum lo metterò più o meno in questa posizione, in questa roccia, per vedere un po' come va su quella roccia. E poi il frag di Zoanthus invece lo mettiamo lì. E il frag di Zoanthus invece lo andiamo ad applicare su quella roccia che vi ho detto prima. Oh, datemi un secondo che non posso spostare il telefono, però questo intanto lo prendiamo. Io cerco di non buttare quasi mai l'acqua che utilizza il negozio nel mio acquario, onde evitare qualche inconveniente, piaga o quant'altro. Quindi cerco sempre di non inserirli. Ok, cerco sempre di non inserire l'acqua, se cade un poco non fa niente, anzi forse diciamo non succede niente. Forse di solito i negozi acquariofili, quelli specializzati soprattutto, usano un casino di amminoacidi e di prodotti che fanno mantenere a pompa e a palla i coralli, quindi a volte se ci cade un po' d'acqua dentro non è del tutto male, anzi può essere tranquillamente un bene, perché appunto riusciamo ad avere, se non li utilizziamo ovviamente, perché io ovviamente non utilizzo ancora amminoacidi perché non credo ce ne sia bisogno ancora di utilizzare amminoacidi nel mio acquario marino, e quindi posso appunto prendere la loro acqua e vedere come va. Intanto la colonia l'ho posizionata qui vicino quel palito, sperando che non gli dia fastidio, però l'ho messa lì. Vediamo poi come va con il tempo. Adesso ovviamente sono chiusi, però datemi un attimo, dopo casomai li rivediamo insieme e vediamo come stanno. E credo che metto in pausa il video, raga, perché aspetto per acclimatare bene la formia, la stella marina, e poi per acclimatare bene, diciamo, la fungia. E vi faccio vedere pure dove la posiziono, ok? A tra poco. Ragazzi, ora l'ho già acclimatato. Devo far vedere intanto la formia, che è questa stella qui, la formia SP, ok? Appena rilasciata in vasca, quindi si sta ancora un attimo abituando, però come vedete già muove, già si sta iniziando a muovere lentamente sullo strato di sabbia. Questa è ottima perché principalmente è detritivora, quindi mi aiuterà comunque a mantenere pulita la sabbia. C'è del cibo adesso qui perché stavo alimentando
la traci o trachi, come volete, trachifilia o tracifilia. E faccio di nuovo la stella. Questa è una Formia Elegance e detettivo, come ho detto, non richiede niente di particolare per la cura e il mantenimento di questa stella. Ovviamente ci devono essere degli organismi che, dei quali lei si può nutrire, e ha un tipo di riproduzione curiosa, fra virgolette, come anche altre stelle di mare. Si può riprodurre tramite ovuli, ok, quindi rilascia ovuli che poi devono essere fecondati da una stella, da un'altra stella, o tramite forma asessuata, quindi se si recide un braccio di questa stella, da lì se ne può riprodurre tranquillamente un altro, ok? Quindi nascono più stelle, come vedete sta iniziando a muoversi, ad aggrapparsi un po' dappertutto e dove vuole. E niente, volevo far vedere più da vicino, è molto molto bella, questa Elegance. Questo l'ho presa, così da un po' di vita e di colore all'interno dell'acquario. E voglio far vedere i Zoanthus qui, che già si sono aperti a palla. E questi, io infatti all'inizio c'avevo il dubbio perché non mi ricordavo bene quali fossero, però sono dei watermelon, quindi sono dei Zoanthus watermelon. E niente, si sono già aperti tutti, tutti i polipi aperti. Vediamo un po' come va. E voglio far vedere la fungia, che ancora non si è aperta del tutto, si sta lentamente aprendo. Non riuscite, dal video non si riesce a apprezzare il vero colore perché sembra gialla, ma è un arancione abbastanza intenso. Ok, però la forma curiosa, diciamo, di questo corallo non richiede niente di particolare. Ovviamente che abbiamo i valori in vasca stabili. E la cosa curiosa di questo corallo, che si alimenta molto lentamente, vedete qui si vede proprio tra la bocca, questo taglio centrale qui, e con i polipi, con questi polipi, facendo movimento, appunto, quando arriva a cibo porta tutto attraverso la bocca, un po' come tutti gli altri coralli, però è davvero lento, e quando gli passa il cibo sopra si vedono i polipi che si muovono lentamente e portano il cibo alla bocca. Non richiede una grande quantità di circolazione, anzi anche un bassa, e per questo l'ho deciso di metterla qui, perché è una delle poche posizioni dove appunto c'è meno circolazione in acquario. C'è sempre circolazione, ma un po' meno. E nada más, guys, penso che sia tutto per questo video. Intanto prima ho approfittato un po' per alimentare un po' la, come ho detto, lei, e alimentare anche l'accantastrea. Le sto alimentando con dei pellet, come sempre, anche la Duncan l'ho alimentata con i pellet, sono caduti un po' di pellet nello filia, pure lei ha mangiato. E nada más, gente, penso che sia tutto per questo video, spero che vi sia stato utile, anche se non ci sono state tante cose utili, ma più che altro far vedere come ho inserito io questi due coralli, in verità tre, perché contando anche il piccolo frag di Caliendrum che mi è venuta con la colonia di watermelon e la stella di mare. E nada más, gente, come sempre dico, ci vediamo al prossimo video.